Parliamo di una figura che appartiene alla storia dello sport teramano, quindi legato fortemente alla storia della nostra città. Ecco perché questo momento solenne va a consacrare una vita, una storia, con l'obiettivo di proiettarla nel presente, nella lettura del presente, nel racconto della storia, nel far conoscere la figura del professor Pecorale sempre di più. Uno degli aspetti più importanti della vita del professor Pecorale è stata proprio la capacità, la volontà, la dedizione nel trasformare e nel proiettare la conoscenza dello sport e la pratica dello sport in attività formativa. I quaderni di atletica leggera sono stati documenti e atti che hanno formato generazioni di tecnici. C'è una coincidenza bellissima, piacevolissima, in quanto oltre alla intitolazione del campo scuola sono state espletate tutte le procedure per la gara dei lavori del campo scuola di atletica leggera, quindi possiamo affermare che da gennaio a febbraio partiranno i lavori di ristrutturazione della pista, ci sarà una nuova pista, ci saranno dei nuovi spogliatoi, quindi questa intitolazione, diciamo, di questa bellissima struttura coincide anche con un'altra bellissima notizia, che è quella appunto dei lavori che verranno eseguiti, quindi al professor Pino Pecorale dedicheremo anche una struttura nuova. Proviamo l'intitolazione del campo scuola comunale in Torre Campana a Giuseppe Pecorale. Favorevoli? All'unanimità dei presenti. Qualcuno si vede da terra, grazie in ginocchio, se vuoi lanciare.